mia mamma mi ha detto sempre di fare del bene. Poi mi piace, ecco, per me è la mia seconda casa questa. A me mi ricresce, la domenica ora è la giorno del lavoro, perché la domenica sono tanti anni, penso che il mio l'abbia già dato, eh. Per oltre 26 anni ogni domenica ha cucinato un pasto caldo a chi ne aveva più bisogno alla mensa Caritas di Piazza Giotto. Oggi, all'età di 85 anni, ha deciso di appendere il grembiule al chiodo, ma lasciare i suoi ragazzi non ci pensa proprio. Cosa si cucina? La frutta, il pane. Vediamo. Cucina, Andrea ha fatto il sugo. Qui c'è lo spezzatino. Guarda. Cosa le dicono questi ragazzi? Grazie. Parecchie grazie, sì. Era il 1997 quando Anna Pratesi per la prima volta si è messa ai fornelli della mensa. Il giorno di Capodanno, infatti, dopo l'appello lanciato dall'altare dal parroco del Sacro Cuore, ha deciso di donare il suo tempo al servizio degli ultimi. Prima ero andata alla messa e mi aveva detto il prete che aveva un bisogno di cucina. A me mi piace stare in cucina. Io sono andata a Don Angelo, dico ciò che ha bisogno, vadi giù. Sono andata giù con la Loredana, sono stata con lei 10 anni. E dopo la mattina ero sola perché non c'era personale, però a mezzogiorno arrivavano i ragazzi. È stato questo. Lo ha fatto senza mai prendersi una pausa, niente ferie o feste comandate. La Befana, Natale, primo dell'anno e Pasqua sempre. Perché? Perché tanto insomma, i miei erano grandi, andavano insomma, e poi ci volevo andare con loro. Insomma, preferivo fare del bene, venire qui. Ero più serena. Cosa cucinava lei la domenica? Roba al forno, preparare l'insalata, fagioli e dopo cavolella ora, insomma, volevo dire tutte queste cose qui. Ma qualche giornata, quando c'era tanti, non sapeva che darli, cosa darli. Come si faceva? Guardi, se faragava anche l'ova, insomma, si soffre. Quando c'è da mangiare si soffre, si dava tanto pane. Però io sono una molto emotiva, ci soffro tanto. Si è affezionata a qualcuno delle persone? No, i miei ragazzi non si toccano, eh. Io gli ho detto sempre, i miei ragazzi. La mensa Caritas di Piazza Giotto rappresenta un punto di riferimento, nonostante nel corso degli anni non siano mancate le polemiche. In tanti anni ne ho visto tanti. C'è qualche storia che le è rimasta nel cuore? Sì, un signore che mi sono messa in guanti e lo imboccavo, sembrava di imboccare Gesù. Le domeniche della donna saranno adesso più libere, ma non il resto della settimana. Ora quando avranno bisogno mi chiamano, ho capito. A lei nell'ultima domenica di lavoro come cuoca volontaria i dirigenti della Caritas hanno consegnato una targa per ringraziarla della sua presenza, dedizione e gioia. Sono rimasta male perché il giorno sono venuta a fare la festa, mi hanno dato il diploma, non me l'aspettavo. Il grazie da parte della Caritas nei suoi confronti. Trovo le persone in Duomo, le trovo qua, io mi vergogno insomma. È tremenda, sì. Una macchina da guerra, no. È una persona che lavora, è sempre instancabile, dalla cucina alla pulizia delle scale, della rampa, è veramente una persona speciale per me. L'invito di Anna adesso è rivolto ai più giovani. I giovani vengono, ma ne Perché invece i giovani dovrebbero venire ad aiutare? Sì, perché c'è bisogno, ha capito? E poi crescono meglio, lo dico io, se fa del bene sono più aperti, sono più buoni, ha capito?